quel momento in un istante vero di felicità, tra lo sguardo trascinato in fondo a questa oscurità, quel che chiama amore, ma questo non fa per noi, siamo qualcosa di diverso che soltanto di notte esisterà. Pierre è un giovane ragazzo che arriva dalle campagne di Pino Torinese e che prova, anzi è il suo sogno, di vivere con la musica. Tre aggettivi per descrivere il tuo ultimo album? Pop, però non è un aggettivo in realtà, ma è un genere. Personale, colorato. Se fossi una canzone di qualsiasi altro artista, quale saresti? Un'avventura di Lucio Battisti. Quali sono invece le tue speranze per il futuro? Di raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato, perché ci credo molto, e di raggiungerli a pieno con tutti quelli che mi hanno seguito fin dall'inizio, ecco sì. Preferiresti morire cantando o vivere in silenzio? Morire cantando, perché credo che sia una bella fine, cioè è quello che amo, è quello che amo fare, e morire facendo una cosa che si ama sembra una frase un po' fatta, in realtà però mi piacerebbe, sì. Allora, come artisti italiani mi ispiro, sono molto in realtà influenzato da Pino Daniele, Lucio Battisti e anche Riccardo Cocciante. Mentre stranieri c'ho proprio degli idoli che sono gli Oasis, che come tutto il mondo conosce, che mi hanno influenzato molto anche nelle scritture, nelle canzoni, a livello musicale. Perché dovremmo ascoltare quando? Perché rispecchia un sacco di cose in realtà che accomunano tutti, anche dai ragazzi di qualsiasi genere. Parla principalmente di amore, ma anche di storie che mi sono successe, che qualsiasi persona in realtà si può rispecchiare, soprattutto credo nella nostra età. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Allora, in realtà progetti per il futuro ce ne sono, e il prossimo anno, credo per settembre, ottobre, ho in mente di fare un album, di uscire proprio con un album, e vedremo come va per buttarmi